Ciao, la luce è quella che è. Siamo appena saliti sul traghetto che ci porta all'isola d'Elba. Sono le 3:30, il traghetto dovrebbe partire alle 3:30. Vi faccio passare una foto di quello che abbiamo mangiato oggi. E dovremo arrivare all'isola d'Elba alle 4:30 più o meno. Il traghetto lo prendiamo qui da Piombino. Qui siamo sopra, questa non è la villa, questo è il tetto del palazzo neoclassico fatto dal marito della nipote. Dalla galleria, esatto. La villa comincia qua ed è praticamente quella alle spalle, dietro questo. Ah. Noi però entriamo da qua. Guardate però questo panorama, perché il signorino, allora di Napoleone, non l'aveva scelto male questa cosa.
Vi faccio vedere che dalla stanza vediamo il mare. Bello, gli esempi i pesci. Vi faccio vedere che di qua abbiamo il mare, mentre di qua iniziano i monti. E la pioggia. E la pioggia, qui in alto ci sono nuvoloni. La stanza non è molto grande, anzi forse un po' troppo piccolina. E il bagno è altrettanto piccolino. È così. La doccia non ne parliamo, è anche questa qui abbastanza piccolina. Adesso sono le 7, abbiamo la cena alle 8:15, perché prima di noi c'è un altro gruppo che deve mangiare, che è arrivato prima, e noi ci danno il secondo turno. Poi forse scendiamo al mare, perché la nostra guida ha detto che in 8 minuti arriviamo in spiaggia, poi vediamo se lo facciamo. E domani mattina partiamo anche tardi, verso le 9, per cui abbiamo tempo anche di riposarci, perché non dobbiamo fare una levataccia come questa mattina. Questa mattina siamo partiti alle 6:30, per cui la sveglia l'ho messa più o meno alle 5 e poi alle 6:30 siamo partiti. Il tempo non è stato dei migliori, perché questa mattina pioveva, ha piovuto quasi tutto il giorno a tratti. Poi questa sera più o meno c'è qualche nuvolone, ma insomma non piove. Per domani il meteo, sia per lunedì, mettono sole, per cui speriamo in qualcosa di meglio di oggi. Ma visto anche che oggi era quasi un viaggio per arrivare sull'isola d'Elba, per cui anche se ha piovuto non abbiamo dovuto fare delle visite sotto la pioggia, per cui c'è andata anche bene. Ciao, oggi è il giorno di Pasqua, siamo domenica 1 aprile, auguri, e anche se vedrete questo video la prossima settimana, per cui Pasqua è già passata, ma visto che oggi è il giorno di Pasqua, auguri. E sono le 8:30, ieri sera non siamo più usciti perché abbiamo finito la cena tardi e non siamo più usciti, e adesso alle 9 abbiamo appuntamento con la guida e tutto il giorno giriamo per l'isola. Questa notte c'era un vento forte tutta questa notte e non speriamo che oggi sia più tranquillo. Il sole c'è, per cui speriamo bene. Ho appena fatto la colazione, adesso sono risalita in camera perché io volevo chiudere le valigie. La valigia, perché anche se siamo in due ne ho portato via una sola, perché sono 3 giorni solo, per cui non c'era tanta roba, e io adesso preferisco chiudere la valigia, così vanno meglio a pulire la stanza e non ho le cose tutte in giro. Questo è l'albergo in cui siamo, si chiama Hotel Tamerici ed è un 4 stelle. Beh, diciamo che per essere un 4 stelle io ne darei meno, comunque, anche perché le stanze non sono molto grandi, per cui mi sembra un po' eccessivo dare 4 stelle a questo hotel. Comunque questo è l'hotel. Grazie.
Colorazione della roccia su un fronte di ematite, minerale tipico della composizione del sottosuolo dell'isola d'Elba. Gli ematiti sono minerali di ferro, contiene il 60% procenti di ferro. Una stratificazione di limonite con ossidi di ferro. Qui all'Elba sono presenti diversi tipi di incrostazioni. In questo caso potete vedere dentro il manichino dei cristalli di gesso caratteristici della zona mineraria di Punta Caramita. Interessante della vita della miniera, la cosiddetta volata di mine, esplosione delle mine. Abbiamo visto nel primo cantiere la preparazione dei fori. È curioso sapere, invece, che tecnica si usa per ottenere l'effetto desiderato, avere cioè una continuazione della galleria. Dal cuore però che oggi tutto nella miniera si svolge con l'assistenza della più moderna tecnologia. Siamo arrivati adesso al questi sono tipici delle zone di Cavo, Colle Reciso e soprattutto di Marciana, nella zona del Monte Capanne. Tecnicamente si tratta di quarzite con
la parte collinare in alto, che sembra un altro paese, è il carcere. Perché ciao, oggi è lunedì mattina, sono meno un quarto alle 8 e abbiamo già fatto colazione perché questa mattina alle 8:20 abbiamo il carico bagaglio perché ritorniamo a casa, è l'ultimo giorno, abbiamo il traghetto alle 1:30 e alle 2:30 dovremo essere già a Piombino. Oggi dovremo andare a visitare la casa di Napoleone e un po' il paesetto, quello vicino al dove prendiamo il traghetto, che è dove che facciamo anche il pranzo, però adesso il nome del paese non me lo ricordo, perché quando abbiamo il pranzo a meno un quarto a mezzogiorno, in modo che all'una a piedi andiamo al traghetto, per cui è lì vicino al porto dove siamo arrivati. Volevo farvi vedere che hanno invertito i saponi, cioè praticamente questo è dentro la doccia, c'è questo sapone e qui c'è scritto, adesso mi avvicino, Rose Hand Soaps, io capisco che questo qui è per le mani, mentre qui fuori, che siamo nel lavandino, qui c'è lo specchio, ciao, hanno messo questo sapone, che questo qui in teoria andrebbe nella doccia Air Body, per cui se secondo la mia opinione, non mi vedete più, c'è l'immagine, ok? E secondo la mia opinione hanno invertito i saponi. Bene, adesso mi metto alla ricerca di tutti gli oggetti che ci sono in giro, chiudo bene la valigia. Grazie.
meraviglia. Sì, a cosa? I tetti delle stanze. Tirate giù. Cosa? C'è un distaccamento. Sì, no, dove c'è la scuola?